Ciao a tutti e ben ritrovati nel magico mondo di Ploppy. Allora, innanzitutto grazie di cuore per il supporto che date a questo canale, nonostante io non sia totalmente costante con i video, quindi grazie, grazie di cuore. Ma iniziamo subito. Oggi ho veramente tante cose da farvi vedere, infatti non so se dividerò comunque il video in più parti. Comunque, iniziamo subito. Questo è un video update, come sapete che sto registrando ultimamente, per quanto riguarda i video che saranno, cioè delle creazioni, video che riguarda appunto le creazioni che saranno disponibili al Cartoomix, che ricordo che si tiene a Ro Milano dal 9 all'11 marzo, e io divido lo stand appunto insieme al mio compagno P-Duck Shop. Ci troviamo nel padiglione 16. Ma comunque tutte le informazioni ve le lascio sotto nell'info box, così sono più precisa. Allora, iniziamo subito. Voglio iniziare col farvi vedere alcuni quadernini, ovvero sketchbook, che ho realizzato proprio ieri sera in realtà. Allora, iniziamo con il primo. Ed è questo di una fanart di Pinocchio, come appunto potete vedere, firmato da me. Allora, devo comunque completare e aggiungerci i glitter. Come sapete, la collezione di Natale era molto particolare perché c'erano anche i glitter e appunto ce li devo aggiungere, però nel frattempo comunque ve lo volevo comunque mostrare, anche perché non so se avrò poi modo di caricare altri video prima del Cartoomix. Nel frattempo, insomma, ve li volevo far vedere. E questo è il primo. Poi il secondo. Ta-da! Ancora più dolcino e puccioso. Abbiamo Dumbo, e questa è la proboscide della mamma, nella scena che appunto Dumbo va a trovare la mamma, che è rinchiusa in quella cella, e la mamma lo prende e lo culla. Insomma, è una scena devastante, commovente, troppo tenero, e adoro. Anche qui ci dovrà aggiungere ovviamente i glitter. Andiamo avanti, mettiamo un attimino questo da parte qui e andiamo avanti. Iniziamo con le fan art e vi voglio mostrare questa di Alice, che vi mostrai l'altra volta, però era un work in progress. Aspettate, magari facendo così con la luce si vede meglio la creazione. Come vi dicevo, è un work in progress, quindi era un work in progress. Anche adesso è abbastanza completa, però ci devo aggiungere le scritte qui alle targhette, poi devo montarla ed è finita. Questo è una creazione che fa parte dei mini mondi in capsula, e ho deciso di, come vi dissi l'ultima volta, di fare un piccolo remake, però ovviamente cambiando. Spero tanto che vi piaccia, io l'adoro. Guardate anche lo strigatto, l'albero. Adoro. Ovviamente spero che piaccia anche a voi. Andiamo avanti, e questa volta vi faccio vedere il mini mondo di Hermione, sempre all'interno della capsula, e qui c'è il suo piccolo Patronus. Questo è il retro. Tutto comunque assolutamente definito. E una cosa che, alla quale ci tengo veramente tantissimo a farvi vedere, è che seppur siano così piccini, i visi non sono per nulla lasciati al caso o fatti in malo modo. Anzi, più piccoli sono e più sto attenta ai dettagli, e spero tanto che riusciate comunque innanzitutto a capire quanto sia piccolo, ma soprattutto a comprendere quanto pazienza io abbia messo, ci abbia messo appunto nel realizzare questo visino
E cercare appunto di farlo nel miglior modo possibile, nelle mie capacità ovviamente. L'amo. Ok, andiamo avanti. Ultima fan art per oggi e abbiamo questa che appunto riguarda il Trono di Spade, ovvero Game of Thrones, e c'è qui il suo drago. E lei lo abbraccia. Ovviamente anche in questo caso le ali del drago sono flessibili, ma come preferisco sempre ricordarvi, sì, sono flessibili, ma non indistruttibili. Quindi non state lì a fare sempre così, 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 insomma, sono comunque delle creazioni artigianali fatte a mano e è necessario averne cura. Sono comunque pezzi unici. Ed eccoci qua. Ok, adesso voglio farvi vedere delle creazioni che comunque ho aggiunto, o meglio, una creazione che ho aggiunto alla collezione delle ricercatrici dei sogni perduti. Sono contenta perché mi avete fatto vari complimenti per quanto riguarda quella collezione, soprattutto il significato, la storia che c'è dietro a quelle creazioni, e ho deciso di fare anche una fatina. Non ho tempo di farne anche altre, insomma, di questa collezione, magari dopo il Cartoon Mix, ok, e ne farò altre. Fatemi sapere intanto però se l'idea di aggiungerci anche la fatina in questa collezione vi piace. Ovviamente io amo tutti i giochi di luce che fanno questi ciondoli. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti e vi faccio vedere le creature del magico mondo di Ploppy. Abbiamo questa che, come potete vedere, è una fatina. Un pochino copriamo, un pochino, come dire, assolutamente non timida. E qui c'è la sua lanterna. Allora, quello che voglio fare è soffermarmi un secondino sulla base. Come potete vedere, la base è in legno, assolutamente in legno, questa è in origine, ovvero assolutamente grezza, e io l'ho poi assolutamente decorata da zero, come potete notare, con pasta polimeriche e acrilici, gessetti, glitter e quant'altro. Io la amo, fatemi sapere ovviamente anche voi cosa ne pensate. Ah, volevo comunque farvi notare anche in questo caso i dettagli del viso. Spero tanto che riusciate anche in questo caso ad apprezzare. Stupendi i dettagli. Io ci sto veramente dedicando, cioè mi ci sto de dedicando veramente tanto perché sono fondamentali. E andiamo avanti questa volta con una nuova collezione. Se mi seguite sui social, come al solito vi lascio tutto sotto nelle informazioni, sapete che ho realizzato anche questa collezione riguardante gli spiriti della foresta, e questo è il primo. Forse questo è l'unico che vi ho fatto vedere. È in fase di meditazione. Vi faccio vedere com'è il cameo in origine, ovvero un semplice cameo. Poi tutto il resto ovviamente nasce da me. Ci ho aggiunto anche il muschio. Adoro. E poi un altro spirito. Eccola. È un po' più furbetta, cioè il viso ha un'espressione un po' più da furbetta lei rispetto all'altro, ovviamente che è in fase meditativa. Eccola qua. Tutta sbrilluccicosa. Andiamo avanti. Questa è ancora in fase di progettazione perché ho fatto la cornice, ovviamente sempre con lo spirito,
e all'interno l'ho lasciata comunque cotta, l'ho lasciata vuota perché qui ci voglio fare un piccolo paesaggio con la tecnica della micropittura. Utilizzerò esclusivamente gli acrilici. Questo è il retro, come potete vedere, è assolutamente grezzo, e invece è davanti che appunto si sviluppa l'intero cameo, insomma. Ultima per oggi, sempre rimanendo sull'idea di fare comunque queste fatine dalla carnagione molto chiara per far risaltare ancora di più utilizzando uno sfondo così scuro, ho deciso però questa volta di non utilizzare il violino, ma una piccola volpina. Che adoro, guardate quanto è piccina. Ok, così si dovrebbe vedere. Ok, con questo per oggi è veramente tutto. Aspettate che facciamo un attimo una panoramica generale di tutte le cose che... Ok, cani che abbaiano, non mancano mai. Facciamo un attimo questa panoramica generale di tutte queste belle creazioni di oggi. E vi rinnovo nuovamente l'appuntamento al Cartoomix, che ricordo si tiene appunto a Rho Milano, e noi ci troviamo a Padiglione 16. Vi ricordo che lascerò scritto sotto i dettagli, comunque sui social Facebook Il Magico Mondo di Ploppy, Instagram Giovi trattino basso Ploppy, e non lo so, mi potete trovare ovviamente su YouTube, ci siete, quindi già mi state seguendo. Vi lascerò tutte le informazioni, magari appena il Cartoomix pubblicherà anche la mappa, vi pubblico anche io, la condivido e vi faccio vedere dove siamo. Per oggi questo è tutto, fatemi sapere qual è la vostra creazione preferita. Vi mando un forte abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao!